perché Casa dei Pensieri affronta una tematica così lontana, anche se non dalla grande letteratura, perché sapete che da Dostoevskij in là sono moltissimi i testi sul gioco d'azzardo, però certamente la ricerca sociale sul gioco, l'analisi, l'intervento degli enti locali sono un argomento non letterario, ma Casa dei Pensieri quest'anno ha una finestra su problemi sociali abbastanza vasta, che vi invito a scoprire nel programma, che è quello a libretto, in quello invece non ci siamo noi, quindi lì non ci trovate, invece in quello a libretto troverete insomma un programma dove accanto a grandi nomi della letteratura mondiale c'è anche però un'attenzione a tematiche importanti come il gioco d'azzardo, la lotta alla mafia, la criminalità e altre. Poi c'è un motivo assai più pratico perché questa serata esiste ed è il fatto che me ne ha parlato Raffaele Salinari una volta che ci siamo incontrati e quindi da lì insomma abbiamo pensato di raccogliere questo invito. Allora, sono con noi Marco Dotti, che è autore del libro insomma, che ha dato l'occasione della discussione, il dottor Gianguido Nobili della Regione Emilia-Romagna, il dottor Raffaele Salinari che presiederà, Giulio Perini che è il sindaco di Budrio e che ha avuto il premio che era stato preannunciato, no, per il brutto tempo. Il brutto tempo ha purtroppo impedito, ma si può dire lo stesso, di dare al comune di Budrio e al suo sindaco un riconoscimento in questa sede legata proprio all'impegno che il comune di Budrio ha fatto per cercare di arginare il fenomeno così diffuso dell'abuso, soprattutto in alcune fasce a rischio, donne anziane, sole, extracomunitari, ragazzini, insomma, non sappiamo che ci sono fasce veramente insomma, che hanno un rischio sociale altissimo, insomma, ed esistenziale altissimo. Il Comune di Budrio si è impegnato e poi ne parlerà Pierini, anche annunci importanti nazionali che sono di queste ore, un po' richiamano misure che alcune città hanno cercato di fare. La professoressa Susanna Bezzadini, che ringraziamo moltissimo, è l'autrice di una ricerca di cui si parlerà questa sera accanto al libro di Dotti ed Esposito e che è stata in contatto con l'impegno degli uffici della regione che si occupano di contrasto e studio dei fenomeni criminali e criminogeni. Raffaele Salinari, a te la parola. Questa opportunità di presentazione di un libro che è un libro collettivo, poi se ne parlerà il coordinatore e anche l'ideatore, insomma, Marco Dotti. Ludocrazia. Come sapete, il fenomeno, diciamo, delle ludopatie, di tutto quello che è azzardo, poi ce lo diranno i relatori, sta assumendo delle proporzioni dal punto di vista, diciamo, del giro d'affari, chiamiamolo così, e quindi anche del giro criminale che c'è dietro, veramente gigantesco. L'Italia tra l'altro è una nazione particolarmente esposta al gioco d'azzardo e questo già ci deve far riflettere. Noi siamo nei primi posti a livello planetario per quanto i nostri cittadini spendono, investono, delapidano o cercano, pensano di vincere al gioco d'azzardo. E attenzione, qui stiamo parlando di un gioco d'azzardo estremamente diffuso che non viene neanche chiamato azzardo, non viene neanche più chiamato azzardo, perché, ed è questo il nostro punto, diciamo, c'è stata una progressiva, se non legalizzazione, sicuramente ci sono livelli di tolleranza molto alti rispetto appunto a delle possibilità che invece, come ci diranno appunto gli oratori, stanno diventando particolarmente preoccupanti. Ora però il libro non è un libro che si occupa specificatamente, come dire, dell'aspetto criminale o dell'aspetto criminogeno, legale o no, del gioco d'azzardo, non soltanto, è un libro con molti autori, con molte voci, naturalmente non è né può essere un libro esaustivo, però è una breccia molto grossa che è stata aperta in questo muro. Di che muro stiamo parlando? Stiamo parlando appunto del potere
perché il gioco organizzato, il gioco che diventa sistema, esercita in qualche maniera sulla quotidianità di noi tutti. Quello che in inglese viene chiamato la gamification della nostra società. Quindi un'esposizione di ognuno di noi, non soltanto di chi va a giocare alle macchinette o chi entra in un casino, no. Stiamo parlando di una esposizione, diciamo, praticamente erga omnes, che parte dal Gratta e Vinci e arriva, per esempio, l'altro giorno ero in autostrada, sono andato in bagno nella toilette degli uomini e ho trovato questa innovazione. C'era una mosca finta, no? E sul dove si doveva fare la pipì lì. Va bene. Sono uscito facendomi delle domande perché questa mosca finta e sono andato a interrogare, perché mi è capitato di trovarlo, il gestore. Ho detto: ma come mai avete messo questi orinatori con questa mosca finta? Dice: ah, beh, noi abbiamo diminuito del 99% il problema, notoriamente così diciamo, igienico. Perché? Perché è un gioco e tutti mirano a abbattere questa mosca. Almeno parliamo degli uomini, naturalmente. Io credo che le donne abbiano sicuramente meno problemi da questo punto di vista. Ora vedete, quello che una volta era un fenomeno, come dire, di educazione, o sarebbe stato trattato subspecie educazione, tipo: mi raccomando, pensate a quelli che vengono dopo di voi, cercate di lasciare il posto come vorreste trovarlo. Ve le ricordate? C'era una cartellonistica in questo senso, che per anni, diciamo, e poi tutte le battute, adesso non mi dilungo. Bene, tutto questo è stato oggi ridotto a un gioco, e il gioco, la gamification, la riduzione di un gesto che sarebbe dovuto essere appunto un gesto di consapevolezza, un gesto di educazione, un gesto di appunto educazione civica, diventa invece un gioco. E perché è stato tradotto in un gioco? Funziona. Ora vedete, ci sono degli aspetti di grande ambivalenza. Ho fatto un esempio, anche perché ovviamente si presta bene alla presentazione di un libro in pubblico. Gli esempi poi molto più articolati ci verranno fatti. Però ci rendiamo conto del fenomeno. E questo, ripeto, è trasversale. Noi siamo sottoposti appunto alla gamification, eccetera, della nostra esistenza quotidianamente. Tutto diventa un'enorme fiera, tutto diventa un enorme casino, dove appunto del vecchio giocatore d'azzardo, questa aura romantica, no? Come diceva Elémir Zola, il romantico si distingue sempre perché parteggia per l'ultimo, parteggia per il più debole, parteggia per il reietto. Ebbene, il giocatore d'azzardo, appunto, che si gioca tutto in un colpo di dadi o la roulette, è sicuramente scomparso, non è il giocatore migliore. Ma lo stiamo diventando tutti. Quindi questo è problematico, perché c'è uno spostamento appunto dall'educazione civica, dalla consapevolezza, dalla partecipazione, al fatto che tu fai qualcosa perché sei incentivato a farla, perché c'è una vincita e quindi c'è un regresso anche rispetto al fatto di essere adulti, a una situazione non infantile ma di infantilismo, che, come sapete, qui concludo, con la democrazia ha poco a che vedere, mentre ha molto a che vedere con forme appunto di democratura, chiamiamole così. Allora io comincio, perché ho parlato anche molto, comincio con il curatore Marco Doppi, a cui do la parola. Marco. Sì, grazie per l'invito e per la presenza.
E mi fa molto piacere essere qui partendo da un libro, non perché l'abbia curato io, ma sono molti gli autori che hanno contribuito, perché un libro, a mio avviso, è comunque una pietra d'inciampo, cioè un qualcosa che ci costringe in qualche modo ad arrestarci, anche solo per guardarlo, sfogliarlo, non è come le barrette, poi se lo legge, ma in un attimo fermare il pensiero e interrogarci sulle cose, la cosa apparentemente più semplice, ma è la cosa che non viene più fatta. Non viene più fatta, non dico che noi non la facciamo, siamo qui in una libreria e noi probabilmente la facciamo, però non viene più fatto questo gesto semplice che è esattamente quel gesto della sfida educativa, della sfida etica, della sfida del pensiero. E da per quanto riguarda me, e credo tutti gli autori che con me in qualche modo hanno compartecipato alla stesura di questo libro, la sfida della critica. La critica è una parola che è scomparsa ormai, la critica, no? C'è da un lato l'insulto, l'indignazione, il piagnisteo, l'alzare le mani, cioè, questo è il metodo boffo, no? Tu critichi uno e dici il metodo boffo, che adesso è sparito, a parte il povero boffo, voi sapete che fine ha fatto, cioè si è candidato con Tosi a Verona e ha preso una stangata, quello secondo me è il metodo boffo. La critica semplice, cose che taglia in due le cose, le taglia anche in tre, le taglia anche in quattro, taglia le parole, taglia i fenomeni. Allora mi veniva in mente questo: ieri sera sfogliavo un vecchio saggio di Durkheim, che oggi pochi conoscono, pochi leggono, forse molti ricordano. E Durkheim mi piace perché ha un approccio duro alle cose. E Durkheim a un certo punto cita il grande Blaise Pascal e dice: ma l'uomo è questa cosa pazza, incoerente, consistente ma incoerente, questo insieme di contraddizioni che si mischiano al sociale. Compito delle scienze sociali è dar conto di questa contraddizione quando entra nelle strutture, nelle istituzioni, nelle forme. Ora io credo che le scienze sociali abbiano da un lato abdicato rispetto a questo enorme problema, che è il gioco d'azzardo di massa, industrializzato, diffuso, sistemico, studiato a tavolino, che ha fatto di noi delle cavie perpetue, anche se non giochiamo. E allora mi sono inizialmente chiesto perché ha abdicato. Risposta semplice, datami, tra l'altro qualche tempo fa da un grande fotografo, si chiama Ferdinando Scianna, che ha dedicato recentemente un lavoro alla patologia del gioco d'azzardo, e dice: ma non perché l'intelligenza abbiano abdicato così, sono andati dall'altra parte, cioè è molto semplice. Ed è molto semplice il punto: se noi abbiamo oggi questo problema, non è perché qualcuno ha taciuto, era corrotto, eccetera, perché c'è stata, attenzione, molta intelligenza messa in opera e in campo dall'industria del gioco d'azzardo, che non ha lasciato nulla di intentato. È penetrata in ogni luogo e in ogni anfratto, anche là dove apparentemente non c'è gioco d'azzardo. I fenomeni di cui ha parlato Raffaele Saninari, della ludizzazione del sociale, cioè della trasformazione di tutto in gioco. Ma se tutto diventa gioco, basta leggersi Pinocchio, che cos'è un paese dei balocchi? È un paese dove c'è gente tristissima, che sogna di fuggire, quei bambini lì alla fine volevano andare, poi cosa fanno? Sono disperati, se ne vogliono andare via, piangono. E infatti noi vediamo esattamente questa situazione. Allora si trattava, vado anche abbastanza bene, di mettere insieme delle persone conosciute, da conoscere, per fare un lessico aperto, non per fare un dizionario che volesse spiegare tutto. Non c'era niente da spiegare, c'era da prendere delle cose e prendere quelle cose lì e tentare, non è la forma definitiva, di buttare un po' di pensiero, un po' di intelligenza all'interno di queste cose, perché di intelligenza nei confronti della critica del gioco d'azzardo in Italia fino a qualche anno fa ne è stata buttata ben poca, un po' perché ve l'ho detto è stata spesa dall'altra parte, dove?
a livello globale anche italiano, neurologi, studiosi delle scienze del comportamento, del marketing, del neuromarketing, di tutti i tipi, sono stati messi in campo per creare quelle gabbie per ratti umani che sono, a partire dalle slot machine, studiate essenzialmente per produrre la dipendenza, perché sono studiate per quello, cioè sono studiate per fidelizzare i giocatori. È un giocatore fidelizzato, che cos'è? Non è un cliente che passa, compra un profumo, poi se ne va. È un dipendente con un riassumento poi nelle questioni specifiche della clinica, ma quello è lo scopo specifico di tutto questo. Da cui scompariva un primo nucleo, l'offerta. In un mercato c'è l'offerta e c'è la domanda. Poi si dice che c'è un equilibrio. C'è stata per 20 anni in Italia, da quando è stato introdotto e massificato questo tipo di azzardo in Italia, in questa forma, una retorica sulla domanda. Educhiamo il giocatore ad essere responsabile. E quindi le farsesche criminali campagne del gioco responsabile, no? Facciamoli rovinare un po' meno e intanto foraggiamo una serie di soggetti che in qualche modo garantiscono a me la copertura giuridica, etica e morale rispetto al core business mio, che è quello di sfruttare la massa di giocatori anonimi che ancora non sono scoppiati ed entrati nel campo del sociale. Secondo punto, quindi primo punto, quindi portare l'attenzione invece sull'offerta, perché questo è un punto, è un mercato sporco, è quello che viene chiamato un rigged market, cioè un mercato sporco in cui la domanda è artificiosamente creata dall'offerta. Dopodiché, quando tu hai creato una popolazione di soggetti narcotizzati e dipendenti, dici che quella è la naturale tensione e propensione degli italiani al gioco. L'avete già sentita questa, no? Basta ascoltare, ieri c'era questo tizio pelato con la barba, Oscar Giannino, no? Che diceva a Radio 24 delle cose aberranti, ma purtroppo è la sua natura, cioè anzi più che la sua natura è la natura di coloro che dietro, come il corvo Rockefeller, in qualche modo muovono la cosa e dicono bisogna dire così, contro lo Stato ladro, contro lo Stato proibizionista, contro le cose che abbiamo sempre sentito e che vanno sempre bene a loro signori. No, qui noi dobbiamo buttare l'intelligenza, quella roba lì non funziona più. Qui non siamo ai casinò romantici dell'Ottocento, degli anni 30-40, qui siamo davanti alla proliferazione di un'industria globale che fa affari su quella roba lì in maniera sistemica, intelligente, creando una vera e propria gabbia che va decostruita anche a livello concettuale critico. E qui vengo al libro e poi passo voi la parola. Allora, che cosa può fare un libro con tutto questo? Può far niente, ma nessuno può far niente davanti a tutto questo, però può incrinare il piano del consenso apparente che c'è dietro alle politiche e alle retoriche di contrasto. Quando noi abbiamo iniziato alcuni anni fa a fare questo tipo di lavoro, cioè utilizzare i concetti per scardinare quelli che sembravano discorsi fatti, io mi sentivo dire non si può fare niente, i sindaci non possono fare niente, al massimo possono raccogliere un po' di firme su inutili petizioni o inutili leggi di iniziativa popolare che tanto si sa verranno essere caffè. Una signora che raccoglieva firme per queste leggi di iniziativa popolare a porte chiuse disse davanti a me, tanto sappiamo che finirà in niente. Mi alzai con i miei e dissi, allora se sa che finirà in niente perché raccogliere firme? Perché così? Dico, no, non le raccoglie proprio. Perché non solo è un peccato se lei è cattolica, purtroppo i cattolici in Italia oggi si dimenticano anche dei loro principi base, ma è anche, secondo me, un crimine etico sprecare la speranza. La speranza deve essere molto concreta, deve entrare nelle cose. Le cose si possono fare, solo che ci hanno messo dentro un'ottica per cui non si possono fare. Improvvisamente oggi capiamo dall'esercizio dei sindaci, da un sacco di persone, professionisti del privato, del pubblico, intellettuali liberi, gente che comincia a pensare, gente semplice, che si può fare qualcosa, anzi si può fare molto. E la prima cosa che si può fare è evidenziare che c'è una domanda, non in eccesso, ma una domanda patogena, come agente patogeno, che investe i nostri territori, le nostre relazioni, le nostre forme di vita, il legame sociale, indipendentemente dal fatto
fatto che lui si sia giocatore o meno. E questo è il secondo punto, perché l'altro punto era, ma che te ne frega a te se non sei un giocatore, non hai avuto problemi, conosci qualcuno, hai qualche problema in famiglia? No, e allora che cosa te ne frega? Riguarda quella 4-5 pirla che si sono rovinati così. Prima di tutto rispetto per le persone che cascano in questa gabbia in cui potremmo cascare tutti, e non è vero che si cascano tra virgolette disgraziati. Io ho conosciuto magistrati, avvocati, gente delle forze dell'ordine, ingegneri nucleari, gente che avrebbe, secondo questa retorica, tutti gli strumenti per decostruire il sistema, ma non ce la fa. Perché? Perché quel sistema è molto intelligente e lavora sulle fragilità dell'uomo. È come una sonda sensibilissima che capta ogni calore umano, entra, arriva e lo bonifica. Ed è per questo che invade i territori, ed è per questo che invade ogni luogo di relazione, dai circoli, ai bar, le sale d'attesa. Perché? Perché? Ecco, questo è il punto. Offerta riguarda tutti, riguarda il legame sociale, non riguarda una categoria di sfigati. Ma bastava leggere Matilde Serao per capirlo. Quando Matilde Serao dice, ma giocavano tutti a questa finzione di speranza, finzione di speranza, grandissima Matilde Serao nel paese di Cuccagna. Giocavano tutti, il magistrato, il notaio, la gente di borsa, dice, intuizione incredibile, Matilde Serao, non solo il miserabile. Finita la febbre del lotto, diceva lei, il giorno dopo la gente di borsa, il magistrato, cioè, fa la morale al miserabile, per non credersi anche lui qualificato. Allora si trattava di coinvolgere un po' di persone e buttare questo tipo umile, modesto, semplicissimo, di intelligenza rispetto al problema. Oggi, e vengo all'attualità e butto a voi magari la palla, mi interessa questo punto. L'altro giorno il Presidente Consiglio Renzi, come Presidente del Consiglio, quindi non come Matteo Renzi, ma non frega niente che sia Matteo Renzi, come Presidente del Consiglio, ha detto due cose molto chiare. Il giorno dopo i sergenti hanno tentato di correggere e ricondurre a più miti consigli il generale. Problemi loro di gerarchia interna. Fuori le slot dalle tabaccherie e da tutti gli esercizi commerciali, punto. Dobbiamo finirla con la cultura dell'azzardo, punto. Questa è la frase testuale di Matteo Renzi, ve la dico perché viene dal giornale per cui lavoro. Quindi tutto il resto è chiosa e aggiunta ex post di qualche sottoposto. Importantissima affermazione, ma non perché venga da Matteo Renzi, ma perché viene da una carica istituzionale importantissima che individua un problema all'interno di una sua agenda politica, che è l'agenda politica determinante oggi. Non so quale sarà il provvedimento che poi scaturirà, umana o extraterrestre, ma per mia disposizione antropologica. Ho però il dovere di registrare che c'è un salto di qualità nel discorso pubblico. Solo 3 anni fa il signor Mario Monti non solo stava zitto su questo, ma introduceva la versione online delle slot machine con la legge di stabilità del 2012-2013. E così hanno fatto tutti. Quando si parlava a lor signori, di che cosa ci dicevano? Alzavano le spalle, dicevano, ma sei uno scemo tu, ma sei un dannunziano, ma sei uno che vuol fare... Ecco, sì, va bene, allora facciamo il dannunziano, facciamogli la beffa di Bucari. Portiamogli nel discorso pubblico un po' di intelligenza. E avete visto come vanno in tilt? Sono andati in tilt i giornali in questi giorni, sono andate in tilt la comunicazione. Ma perché? Perché nell'agenda politica per un momento si è accorto ed è andato in coincidenza con l'agenda sociale. È un'emergenza non solo sanitaria sicuramente, non solo di criminalità sicuramente, istituzionale, ma soprattutto sociale. E finalmente abbiamo questo punto. Indipendentemente da che cosa si pensi, da che partito uno vota, eccetera, una carica istituzionale. Oggi è importante questo. Perché allora è importante molto più umilmente lavorare anche dal basso, con libri, ricerche, indagini, i sindaci, i territori, tutti quanti? Perché è nel micro che si fanno le cose, è nel concreto che si fanno le cose, non nelle chiacchiere. Quante leggi di riforma, proposte, disegni di legge ci sono in Parlamento, ma non c'è un senatore che non abbia presentato una sua inutile e dannosa proposta
legge di riforma dei massimi sistemi del gioco d'azzardo in Italia. Tanto sa, sanno tutti benissimo che viene cestinata, ma perché? Perché viene presentata per essere messa nel cassetto, per cui a futura memoria, quando dico nascimento, ma io ho presentato un disegno di riforma organica del sistema, ma chi se ne frega la riforma organica del sistema? Noi non sappiamo nemmeno di che cosa stiamo parlando. Salinari giustamente prima diceva, ma parliamo di gioco d'azzardo. Ma che cos'è questo gioco d'azzardo oggi? Sicuramente non è quello di Jessica, sicuramente non è quello dei casinò di qualche anno fa, sicuramente davanti a quelle macchinette che vi ho detto non è nemmeno quello contemplato dalle leggi italiane, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del codice penale e via dicendo, che parlano di azzardo con la prevalenza del caso. Perché davanti a quelle macchine noi, sapete, oggi parliamo di algoritmi, abbiamo a che fare con algoritmi. Algoritmi, quindi non c'è più neanche l'intervento del caso, c'è un calcolo preciso, strategico da parte di chi fa business su questo. Questo è il punto da cui partire ed è il punto su cui noi siamo partiti tentando di decostruire anche le parole. Pesare le parole, quando dicono gaming, adesso un sottosegretario all'economia va in giro dicendo faremo la riforma con le gaming hall. Ma che gaming law? Vuoi piazzare dei mini casinò in ogni quartiere della città? Dillo chiaramente, mini casinò, non gaming. Ecco, questo è il punto. Si vede che il signor mi fa così, ma... Sì, no. Grazie. Grazie. Di Budrio, perché non a caso Marco ha citato poi la possibilità concreta che alcune città facciano delle misure, facciano delle cose. Quindi noi qui abbiamo la fortuna, perché Budrio è unica da questo punto di vista, di avere un'esperienza, o comunque insomma siamo almeno nel nostro capofila, quindi è ancora meglio. Quindi di che cosa stiamo parlando? Intanto grazie per l'invito, non arriva il film, mi faccio avanti. Ok, intanto grazie per l'invito, un saluto di grande amicizia a Davide Ferrari che ormai da 10-12 anni mi invita a un qualche appuntamento di Casa dei Pensieri, per me è un onore. Intanto, come dire, parlare di questo tema da parte mia, spiego il motivo. Sono presidente del distretto sociosanitario, significa 15 comuni della nostra pianura, il distretto si chiama Pianura Est, appunto, e oltre a una serie di tematiche molto complicate in questa fase strettamente sanitarie, quindi i nostri due ospedali, i servizi territoriali, la trasformazione delle vecchie opere pie in ASP, eccetera, ci siamo concentrati in modo particolare io e la vicepresidente, la sindaca di Bentivoglio, ci siamo concentrati su questo tema. Abbiamo provato a trainare un gruppo di sindaci, un gruppo di comuni in una battaglia che oggettivamente abbiamo condotto a partire dai nostri comuni, a partire da Budrio, e devo dire, questa sera non è con me, di solito a questi appuntamenti viene sempre proprio come supporter e in realtà come prima promotrice, la capogruppo di maggioranza del nostro consiglio comunale, Sonia Serra, che per prima ha lanciato l'idea di fare di Budrio un paese no slot, e in una domenica autunnale molto piovosa incominciò una raccolta firme, che era la raccolta firme dei comuni, dei territori, che prima è stata citata. Mi piace molto l'idea da cui parte il libro e da cui stiamo un po' la serata attraversa, cioè l'idea di leggere una buona parte dei fenomeni, di quello che ci accade intorno a noi, che accade intorno a noi attraverso questo fenomeno del gioco, attraverso l'azzardo, perché in realtà appunto non c'è solo la macchinetta, non c'è solo il giocare con lo smartphone, non c'è solo il
Gratta e Vinci o il lotto che ogni 8 minuti, ogni 10 minuti, adesso non ricordo, dà fuori dei numeri, 5 minuti, che dà fuori dei numeri, ma c'è un qualcosa di più che pervade tutto, che pervade gran parte delle relazioni o della mancanza di relazioni, viene da dire. E quindi è molto interessante. E ho letto solo alcuni pezzi del libro, lo ammetto, perché un sindaco, soprattutto subito dopo le ferie, entra nel delirio. Io poi entro negli ultimi 9 mesi del mandato amministrativo, quindi potete immaginare cosa significa andare a concretizzare decine di azioni e decine di iniziative che abbiamo messo in campo in questi anni, che adesso abbiamo la necessità di mostrare nella loro massima concretezza. Quindi ho avuto poco tempo, però direi che le premesse sono ottime, soprattutto su questo punto di partenza, e mi interessa molto e sono tutto orecchi questa sera. Però porto la mia esperienza, e la mia esperienza è molto concreta, legata ad azioni che noi abbiamo messo in campo. Intanto, perché abbiamo deciso di intervenire? Per i motivi, noi ce lo siamo detti in modo molto più semplice, ma tutti l'ho detto benissimo adesso, per quello che avviene tra la gente, per quello che avviene dentro i bar, per quello che avviene nella mancanza di come posso dire, di responsabilità di fronte a questo, di fronte alle opportunità, alle migliaia di opportunità che vengono date per giocare, per rovinarsi, senza colpevolizzare nessuno, ma abbiamo però individuato un problema enorme. E questo avviene, io ho assistito ad alcune scene, avviene in contesti anche inaspettati per chi ha creduto per esempio a una parte politica, come ho creduto io in questi anni e come credo ancora oggi. Un circolo Arci, che affitta a un bar, la gestione del bar appunto, affitta a un gestore, diciamo, la gestione del bar, quel gestore liberamente, perché non ci sono limitazioni né in Arci dal punto di vista etico-morale, né può fare una limitazione di questo genere il comune, pur essendo quella struttura comunale, quel gestore ospita al proprio interno fino a 6, credo che sia questo il limite, macchinette mangiasoldi. E succedono disastri umani e sociali tra persone che sono le nostre, cioè i frequentatori di Circolo Arci, in un comune come Budrio, Budrio capoluogo, abbiamo 11 frazioni, ma Budrio capoluogo, Circolo Arci, sono la nostra gente, cioè sono i nostri elettori, sono quelli che stanno con noi alla festa dell'unità. Sono i volontari che quando c'è l'iniziativa dell'Arci di raccolta fondi per il terremoto sono lì a farla mangiare e a servire i tavoli. A queste persone accade quello che è stato descritto prima, accade di persone crollano di fronte alla macchinetta e che prendono la macchina, vanno alla bancomat più vicino e tornano a spendere tutto quello che hanno alla macchinetta, perché sono convinti che quello che hanno messo dentro prima o poi deve tornare fuori, e quindi sempre su quella macchinetta, immaginando che l'algoritmo sia a loro favore, non immaginando che l'algoritmo sia fatto per far vincere il banco, per far vincere chi organizza quello strumento di gioco, e che in realtà diventa uno strumento di disastro e di impoverimento profondo. Di fronte a questo abbiamo detto, e ce lo siamo detti in tanti, cito un autorevole assessore di un comune vicino a Budrio, autorevole anche per rapporti familiari, la cito perché credo che valga la pena, l'assessore alle politiche sociali del comune di Castenaso: se non interveniamo su questi temi, che cosa ci stiamo a fare qua? Questa è stata la domanda che in una riunione del comitato di distretto quell'assessore ci ha posto, e da lì siamo partiti, abbiamo messo in campo azioni concrete e ci siamo detti: tutto quello che possiamo fare proviamo a farlo, coinvolgendo il massimo numero di altre realtà organizzate sul territorio e sostanzialmente intervenendo su tre fronti. Il primo è quello delle azioni sociosanitarie, diciamo così, recupero e prevenzione, il CERT, l'ASL naturalmente,
la raccolta dati anche dai due SERP del nostro distretto, raccolta dati allarmante che riguarda solo un arco di 3 anni, un aumento spropositato, parliamo di piccoli numeri, di alcune decine di persone, il nostro distretto di 160.000 abitanti, insomma parliamo di poche decine di persone, ma sono le persone che hanno deciso autonomamente di recarsi al SERP e sono triplicate nel giro di pochi anni. Questo significa che se c'è addirittura questa consapevolezza tra persone che prendono su e vanno al SERT, significa che dietro quelle persone c'è un fenomeno che forse si può moltiplicare quantomeno per 100. E quindi il primo intervento è stato quello di capire cosa stava succedendo a partire da quella dimensione, a partire da quegli interventi che nel nostro territorio erano già in campo. Poi le azioni culturali informative, sensibilizzazione alla cittadinanza, e abbiamo deciso di partire dai più giovani. Grazie a una serie di positive relazioni che abbiamo con le istituzioni scolastiche, in modo particolare abbiamo deciso di lavorare sulle scuole medie, ora mettiamo come si chiamavano una volta, scuole medie e scuole superiori, che a Budrio ci sono, abbiamo messo in campo dei progetti dove i protagonisti sono i ragazzi. Potrei stare qui a raccontare per un'ora i progetti che abbiamo messo in campo con le scuole, ne dico uno solo. Dipartimento di matematica manda dei ricercatori che vengono a fare un corso ai ragazzi più grandi, quindi ai ragazzi di quarta liceo mi pare, o di terzo di quarta liceo, poi i ragazzi imparano in qualche modo alcuni giochi, passatemi il termine, alcuni elementi proprio fondamentali, e con un progetto peer to peer si chiama, insomma, di insegnamento di chi ha appena acquisito quelle conoscenze, vanno alle scuole medie e raccontano queste cose ai ragazzi delle scuole medie. Evidentemente i ragazzi delle scuole medie ascoltano molto più volentieri un ragazzo di 16-17 anni rispetto ai loro insegnanti, questo va così, il mondo è questo, e tutto questo rientra in una dinamica in cui si prova tutti a crescere, si prova tutti a fare un passo avanti e soprattutto a mettere dei semini, da cui immaginiamo germoglierà qualcosa. Immaginiamo che germoglierà qualcosa perché l'assunzione di responsabilità di quei ragazzi che vengono messi di fronte a quello che gli succede intorno e rendendoli protagonisti di questo insegnamento, di questo passaggio di conoscenze, crediamo che davvero possa essere un seme fruttuoso. L'altro fronte che abbiamo affrontato con grande anche coraggio, insomma, perché si rischia molto e si rischia anche in prima persona, è quello delle azioni, le abbiamo definite repressive, passatemi il termine. La repressione non è verso i disgraziati, non è verso chi cade dentro, anche disgraziati è una brutta parola, ma insomma di chi cade preda, diciamo, di questa dinamica, di questo fenomeno. Però l'azione repressiva è verso chi immagina di poter trasformare per esempio il proprio bar in una sala giochi, di chi immagina di poter trasformare la propria attività, che dovrebbe essere un'attività naturalmente economica ma anche aggregativa, ma anche sociale, in invece qualcos'altro. Posso fare molti meno caffè e portare a casa il risultato mensile, pagarmi l'affitto con installando 2-3 macchinette mangiasoldi. Siamo intervenuti con grande forza, l'abbiamo fatto nel nostro distretto, siamo oggi 12 comuni su 15 ad aver fatto questa ordinanza. L'ordinanza prevede che nei nostri comuni si gioca 8 ore al giorno, e cioè dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 22. Sono orari individuati ovviamente sulla base anche di una serie di sentenze che ci sono già e che danno ragione ai comuni, che sono orari individuati per evitare alle fasce possibilmente più deboli, dei più piccoli, di chi magari è in giro a certe ore del giorno, di poter cadere in questo fenomeno. Basta questo? Ovviamente no. Queste tre azioni non bastano, non fosse altro perché l'intervento sulle macchinette mangiasoldi è un intervento su un pezzettino del problema, perché poi prima abbiamo citato tutti gli strumenti possibili con cui ci si può rovinare, con cui si può giocare d'azzardo in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Però abbiamo dato un segnale, abbiamo detto innanzitutto a quelle persone ci stiamo occupando di voi,
non c'è solo il CERT, c'è il comune, c'è una comunità che gira intorno al comune, perché ci vuole qualcuno che tira le fila, ci vuole qualcuno che si mette in campo, c'è la scuola, ci stiamo occupando di voi, ci stiamo prendendo sulle spalle in qualche modo questo problema che stiamo cercando di affrontare tutti insieme. Un messaggio è arrivato anche alle famiglie di quelle persone, famiglie drammaticamente in difficoltà, e non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista delle relazioni che si sfaldano, amicizie che si sfaldano, insomma abbiamo dato un segnale a chi è coinvolto, anche marginalmente, ma chi è coinvolto perché conosce persone, perché è in casa, e si è dato un segnale evidentemente ai gestori e a tutta la comunità. Dire Budrio paese no slot significa dire noi alziamo l'asticella, alziamo la guardia, proviamo a fare un ragionamento di intelligenza, non eravamo arrivati a tanto, ma questa sera, da questa sera in poi userò anche questa parola e ti ringrazio. Proviamo a fare un ragionamento un po' più elevato e un po' più complesso rispetto a questa cosa mi piace o questa cosa non mi piace, o peggio ancora questa cosa non mi piace ma il sindaco non può farci niente, cosa cui i sindaci spesso sono, come dire, chiamati a dire, perché inevitabilmente su alcune cose non si può fare niente davvero, ma insomma su questa roba invece credo che si potesse intervenire e lo si è fatto. Le reazioni. Un giorno dopo l'uscita dell'articolo sul Resto del Carlino, ovviamente abbiamo fatto una conferenza stampa, 12 comuni, insomma un po' spostano, non siamo gli unici, però con questi orari nel nostro territorio siamo gli unici. Il giorno dopo sono cominciate a piovere congratulazioni, la dico così, verso di me, ma in realtà era verso una scelta che abbiamo fatto insieme al gruppo consigliare e alla giunta, perché in tanti silenziosamente questa cosa la vivono come un dramma, sia direttamente sia indirettamente. Io penso che chi è abituato a andare in un bar storico del nostro paese e poi da qualche anno si ritrova scene anche particolarmente brutte mentre pensa di poter essere in un bar e quindi fare aggregazione, fare socialità come succedeva una volta, evidentemente si sente un po' più povero e si sente toccato anche lui, anche se non ha amici o parenti direttamente coinvolti dalla ludopatia. E quindi in questo senso c'è stata una reazione tra persone che magari non ci avevano mai parlato, che non mi avevano neanche mai rivolto la parola. C'è un problema tra la nostra gente, dico con un tema più politico, scusate se entro in questo ambito. Voi sapete le nostre reti politiche, sociali, organizzate, dell'associazionismo esistono ancora nei nostri territori. Spiegare agli amici, compagni, fratelli dell'ARCI che bisogna togliere le macchinette entro 6 mesi, entro un anno, stiamo facendo un accordo scritto su questo, perché la struttura è del comune, è complicato, ed è la nostra gente quella, sono quelli che ci votano, sono quelli che ci sostengono, sono quelli che fanno le nostre campagne elettorali, sono quelli che fanno tutte quelle iniziative a cui accennavo prima. È complicato perché l'ARCI rischia di perdere il gestore del bar, poi ne deve trovare un altro, rischia di tenere il bar chiuso, ed è un rischio anche per il comune, vuol dire meno socialità, vuol dire meno spazio e meno incontro. Ma io credo che ne valga la pena, è una battaglia che vale la pena di fare. Bello l'idea di inclinare il piano del consenso a questo fenomeno, un consenso silenzioso, c'è, è così, bisogna accettare che il 5%, facciamo conto, della popolazione cada dentro quel disastro lì. Incliniamo quel piano. Noi abbiamo iniziato a fare questo nel nostro territorio, a volte anche un po' sbeffeggiati da gestori di bar o ex gestori di bar, che sono ex gestori di bar, lo posso dire tranquillamente perché scrivono su Facebook, ex gestori di bar che immaginavano di aprire una sala giochi, un mese dopo si sono trovati l'ordinanza e hanno molto barcollato, infatti adesso il bar l'hanno chiuso. È solo una battuta per dire che c'è anche chi sbeffeggia questa operazione perché dice non serve a niente. E arrivo alla conclusione, scusate se sono stato un po' lungo, non serve a niente, non è vero. Metterci in campo in tanti comuni, metterci in campo con la comunità, con le scuole, con anche gestori di bar, non ho detto che abbiamo dimezzato la TARI, cioè la tassa del rusco, la tassa sui rifiuti, per chi toglieva le macchinette. Due bar l'hanno fatto, piccolo grande risultato.
metterci in campo ha significato smuovere delle cose. Nel Veneto e Lombardia sono molti di più i comuni che sono in campo su questa battaglia. Ha significato smuovere delle cose importanti, ha significato inclinare un pochino quel piano che è drammaticamente inclinato verso il disastro, e credo, in questo senso invece io leggo con grande soddisfazione e con grande ottimismo le dichiarazioni di Matteo Renzi. La dichiarazione dell'altro ieri di Matteo Renzi ci dà ragione su una battaglia che noi abbiamo iniziato a fare 2 anni fa, un po' in solitaria, e significa che la politica nazionale si fa carico di problemi che nascono dalla politica locale. Ogni tanto questa cosa si può fare, si possono mettere in campo idee, e in effetti chi meglio o chi più dei sindaci vive i drammi sociali, i fenomeni sociali che devono inevitabilmente entrare a far parte, come veniva detto prima, dell'agenda politica. Lo si è fatto, quella dichiarazione è importante, tireremo la giacchetta a Renzi, al governo, perché qualcosa si faccia di concreto, perché un segnale forte venga dato, e io credo che questa sia una prima importante vittoria di quei comuni che ci hanno creduto e che ci hanno messo la faccia. Grazie. Adesso noi abbiamo due testimonianze, diciamo, che ci danno la materia sulla quale poi vengono elaborate, diciamo, le politiche, vengono elaborate anche, diciamo, le proposte. Comincerei con la regione Emilia Romagna, quindi Gianluca Nobili, dirigente della regione, che si è occupato a livello regionale del fenomeno, quindi anche ha un punto di vista in parte. Prego. Buonasera a tutti. Sicuramente mi unisco anch'io al ringraziamento a Davide Ferrari, che per l'ennesimo anno mi coinvolge in questa sede per animare il dibattito. Faccio una premessa: perché dico mi occupo in parte di questo tema? Perché il compito che ho per la Regione Emilia Romagna è quello di responsabile per le politiche di sicurezza urbana e legalità, quindi soprattutto per le azioni di prevenzione e contrasto sul tema. Correttamente ha interpretato soprattutto il tema come un'emergenza sociale, e quindi venendo a quelli che sono gli strumenti tipici di un'istituzione come quella che rappresento, la legge regionale, che è la legge 5 del 2013, che in maniera puntuale cerca di governare il fenomeno, lo approccia da un profilo sociosanitario, che non è quello che seguo direttamente, quello naturalmente con cui lavoro con i colleghi dell'osservatorio regionale, naturalmente con i colleghi sia dell'area sociale che sanitaria. È un tema in parte anche per una legittima, me lo permetterà l'autore del volume, frustrazione, quando abbiamo approcciato questo tema all'inizio del 2010, che era figlia, diciamo, delle due oscillazioni su cui chi lavora in un governo regionale vede la linea dei governi nazionali che si sono succedute almeno dal 1992, quando siamo passati dall'approccio puramente repressivo a quello iperliberalista, oscillando tra due posizioni che in termini politici definirei, e che in parte nel libro che abbiamo cercato di promuovere, poi che ha curato Susanna Vezzadini, mette in evidenza, cioè oscillamento tra ipocrisia e paternalismo, definisce nel libro, no? E meno male, sull'aspetto dell'ipocrisia parliamoci chiaro, ci troviamo di fronte a un fenomeno che dalla metà degli anni 90 per lo Stato centrale ha significato premere sulla leva della fiscalità, avere uno strumento efficace su cui fare incremento di gas. In questa fase storica
abbiamo potuto fare, quello che si è fatto, naturalmente la testimonianza del sindaco ripercorre un po' il percorso che come regione abbiamo avviato quantomeno dal 2013 in avanti, con da una parte la legge che vi ricordavo, la legge 5 del 2013, che privilegia un approccio sociosanitario. Nel privilegiarlo naturalmente favorisce sia con gli strumenti di natura fondamentalmente di prevenzione primaria, cioè quindi gli orientamenti legati fondamentali legati all'attività di sensibilizzazione, di educazione. Non conoscevo direttamente l'esperienza di Budrio, però abbiamo accompagnato anche con altre misure diversi interventi che sono stati fatti in tanti comuni, penso all'esperienza all'interno del Festival della Legalità in cui eravamo l'anno scorso con Susanna Vezzadini a Ferrara, una straordinaria esperienza con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino e la bellissima capacità di interagire di giovanissimi ricercatori e matematici con i ragazzi, perché effettivamente è vero quello che diceva il sindaco, più che l'intervento barboso che potrei fare io da tecnico regionale, avere due giovani ragazzi matematici che sanno spiegare a ragazzi un po' più giovani come dietro al gioco a vincita aleatoria, che è diverso dal gioco d'azzardo, perché quello in realtà sarebbe facile, ci siano rigidissimi calcoli matematici che ovviamente favoriscono, ricordavi il banco, favoriscono chi deve, tipo penso al gratta e vinci, che per i calcoli che mettono in evidenza i giovani ricercatori dovrebbero molto più propriamente chiamarsi gratta e perdi, è un proprio calcolo matematico delle possibilità scientificamente costruite per fare questo. Dall'altro c'è una serie di interventi che sono anche qua orientati alla presa in carico dei giocatori, coloro che, come dire, rientrerebbero tra i giocatori convulsivi o comunque sulla dimensione patologica. In questo caso anche sul nostro territorio stiamo sperimentando da alcuni anni la prima struttura di accoglienza permanente, anche se temporanea, si chiama Pluto, nella zona di Reggio Emilia, che è una delle prime esperienze strutturate a livello nazionale che cerca di prenderle in carico i giocatori patologici sul gioco con misure di accompagnamento. Dall'altro, quello che ricordavo, con un'attività di raccolta numerica che non è solo datismo, ma è stato, come nel caso della ricerca con l'università, un po' la stella polare di quello che è la tradizione del servizio in cui lavoro, che è sostanzialmente quella, prima di legiferare su un fenomeno, cercare di conoscerlo e poi di adottare misure regolamentari o addirittura regionali, in questo caso nel caso della ricerca con l'università, approfondire il fenomeno, cercare anche, in quel caso il titolo del volume era le implicazioni criminologiche e vittimologiche del gioco d'azzardo, cercare di capire quella che era la dimensione, dove vengo più alle attività che direttamente seguo, vincolate o potenzialmente vincolabile alla comunità organizzata, e quanto comunque indirettamente possano influenzare condotte criminali o votate al disordine urbano negli spazi pubblici. In questo caso abbiamo uno strumento che è diverso, che è quello che è la legge che più direttamente seguo, che è la legge 3 del 2011, che è quella votata alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione del crimine organizzato sul territorio regionale. È un percorso che negli anni ha favorito una serie di interventi di nuovo votati alla prevenzione primaria o secondaria sul territorio, interventi interessanti abbiamo fatto anche nel distretto o per esempio penso all'esperienza a Castel Guelfo, altri interventi che naturalmente si sono sviluppati, sono stati anche in raccordo con le autorità che si occupano di attività di indagine presso la Guardia di Finanza o la Polizia di Stato, riconoscendo anche
sala mi dicevano ancora non abbiamo sufficiente preparazione molte volte per saperlo registrare concretamente. Chiudo da ultimo con un aspetto sul tema del contrasto alla prevenzione. In questo momento stiamo cercando di fare un passaggio ulteriore, di arrivare, ne avrete sentito parlare almeno alla festa dell'unità sicuramente dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale Simonetta Saliera, al tentativo di arrivare finalmente a un testo unico che mette insieme quelle che attualmente sono leggi regionali su diversi settori, penso dagli appalti al pattinaggio, appunto la promozione della cultura e della legalità. Uno degli interventi innovativi sarà quello anche di prendere in cura la presa in carico delle forme di usura legate al gioco d'azzardo. È un tema su cui sul territorio i sindaci ci hanno segnalato una problematica sempre crescente, e qui la possibilità di aprire sul territorio anche degli sportelli che formano sia il counseling che l'indirizzo attraverso le misure nazionali di presa in carico, sia il divieto assoluto per quanto ci riguarda come regione di patrocinio oneroso o non oneroso di qualsiasi evento che prenda in considerazione non solo naturalmente un gioco a vincita aleatoria, ma che prenda anche in considerazione eventualmente la promozione di attività che non sono legate al consumo consapevole del denaro. Quindi anche in questo caso cercando, per quanto ci compete, di mettere in campo misure che siano direttamente applicabili. Grazie. Allora, come ultimo intervento abbiamo la dottoressa Vestalini, che appunto si è occupata di una ricerca per l'Università di Bologna, quindi do la parola. Immagino che abbiamo 5 secondi in tutto da cercare di utilizzare, tra virgolette, al meglio. Ci proviamo. Innanzitutto io volevo ringraziare, oltre a Davide Ferrari, naturalmente a voi che a quest'ora ancora resistete qui, Marco Dotti, perché il libro che ha coordinato insieme a Marcello Esposito è un libro di grandissima rilevanza. Grazie, forse sì, va meglio anche. Va meglio, è un libro di grandissima rilevanza, è un libro critico, veramente critico, nei confronti del modo in cui guardiamo al gioco d'azzardo oggi come società, non come singoli individui, e io l'ho apprezzato moltissimo. L'ho letto tutto, devo dire, con grande interesse, qualche volta anche con un poco di fatica, perché ci sono dei passaggi abbastanza ostici. Però ad esempio ho apprezzato moltissimo la definizione che dà della nostra società come società dell'azzardo di massa. E noi basta che usciamo da qua e ce ne accorgiamo e lo tocchiamo subito con mano nei tempi del gioco, perché ormai è un gioco totalizzante, un gioco pervasivo, un gioco addirittura immersivo, dice bene, e anche in questa idea della gamification, no? Di cui si parlava prima, per cui tutto è gioco, ma una società che propone che tutto sia gioco è una società che non è vera, è una società falsa, perché tutto non può essere gioco. Marco Dotti e Marcello Esposito lo raccontano molto bene. Io mi permetto solo a questo punto della serata di fare alcune sottolineature su aspetti che peraltro già nel libro ci sono, e lo faccio ovviamente da sociologo, cioè con uno sguardo sociale. Sul tema del gioco d'azzardo oggi nel nostro paese mancano ancora moltissimo le ricerche con questo taglio, con questa prospettiva. Domandiamoci perché. La risposta è molto semplice, perché oggi il gioco d'azzardo, o almeno sino ad oggi, il gioco d'azzardo è stato visto come un problema individuale, quindi attraverso un paradigma interpretativo di tipo medicale, come se il giocatore avesse un disturbo mentale che genera dipendenza, quindi cause individuali, rimedi individuali. Questo è un problema naturalmente, perché è come se noi attraverso questa lettura dicessimo: chi gioca in modo patologico, anche solo problematico, cioè chi non è capace di stare nei limiti, punto di domanda, del gioco corretto, del gioco responsabile, del gioco lecito, io mi domando francamente quali sono questi limiti, al di là degli orari che prima il sindaco indicava, no, come fasce temporali significative. Bene, chi non è capace di stare entro questi parametri significa che è un problema suo, e quindi come stato terapeutico, lo chiama Marco Dotti, possiamo curarlo, possiamo trattarlo, possiamo prenderci cura di lui, però il problema è suo.
Questo è un brutto modo che ha la nostra socialità e la nostra società, non soltanto con riguardo al gioco d'azzardo, di autoassolversi e di deresponsabilizzarsi, perché invece alla base del gioco d'azzardo ci sono motivazioni molto forti e fattori molto forti di ordine sociale, culturale e anche latamente in qualche modo diciamo politico-economico. Allora la ricerca che prima anche Gianguido Nobili ricordava è una ricerca che abbiamo svolto come università, come Dipartimento di Sociologia nel 2012-2013 e andava ad investigare quelle che sono le implicazioni criminologiche e vittimologiche del gioco d'azzardo, ma vorrei dire in questa sede soprattutto le implicazioni sociali del gioco d'azzardo come cause, quindi come ragioni, come premesse e come esiti, come effetti, come sviluppi, sempre con questo taglio. E è possibile notare quanto il gioco d'azzardo sia socialmente, tra virgolette, influenzato guardando quelle che sono le motivazioni che spingono a giocare in modo anche patologico o problematico. La ricerca che abbiamo svolto è riuscita a intervistare una cinquantina di giocatori che siamo riusciti, devo dire anche con una certa fatica ed è facile comprendere le motivazioni, a conoscere, ad avvicinare in vari contesti, dal CERT all'Associazione dei Giocatori Anonimi, che vorrei anche ringraziare pubblicamente perché ci ha dato una grandissima disponibilità di tempo, di energie e di risorse, a ancora persone che abbiamo contattato in bar, ricevitorie, tabaccherie e ancora presso le comunità dei giocatori online, dei giocatori soprattutto di poker online. Abbiamo intervistato appunto questa cinquantina di persone con età molto differenti, estrazione sociale estremamente diversificata, professioni diverse, dal dirigente a appunto l'operaio, al libero professionista, allo studente, al pensionato, alla casalinga. E quello che abbiamo riscontrato come elementi di comunanza però fra questo universo molto eterogeneo e molto, diciamo così, trasversale è innanzitutto l'aspetto che si tratta di un universo per nulla sommerso. Per anni ci siamo raccontati che i giocatori d'azzardo si nascondevano, non sapevamo bene dove fossero, dei piccoli topi che uscivano la sera. No, non è vero, è il nostro vicino di casa, è nostra moglie, è nostro fratello, è il nostro compagno. Quindi un universo molto visibile e soprattutto molto prossimo alla nostra quotidianità. Ancora un gioco che coinvolge una rete amplissima di persone. Giustamente prima Giulio Pierini sottolineava il ruolo delle famiglie, ma delle reti amicali, dei datori di lavoro, dei colleghi di lavoro. E ancora il fatto che questa grande massa di persone in realtà come filo conduttore, come elemento trasversale, una richiesta di aiuto forte rispetto a un problema che identificano come sociale. Molti dei nostri intervistati hanno ad esempio rifiutato l'etichetta di vizio rispetto al gioco d'azzardo proprio perché è individuata come qualcosa di individuale, di esclusivamente legato al soggetto, mentre ha una connotazione più estesa, più ampia. In questo senso io, piuttosto di parlare di debolezza, che è sempre qualcosa che va a tenagliarsi sulla persona, preferirei parlare di vulnerabilità sociale. Vulnerabilità sociale quando parliamo di minorenni, che ancora tendiamo a disconoscere in questo tipo di dipendenza, mentre oggi le applicazioni sugli smartphone permettono questo tipo di gioco in modo estremamente facilitato e, se vogliamo, anche di nascosto dai nostri occhi di adulti. Quindi un rischio sociale che, diciamo così, in tempi di crisi economica, come è stato giustamente evidenziato, aumenta in modo esponenziale. Le motivazioni, vi dicevo prima, e vado velocissima per non portarvi via ormai più tempo di quello che in realtà avete resistito sino ad ora, le motivazioni sono tutte motivazioni socialmente prodotte ed è per questo che a me stupisce ancora questo paradigma medicale per interpretare il gioco d'azzardo legato al disturbo di personalità del soggetto.
il DSM ultimo lo identifica con queste categorie, quindi c'è un aspetto problematico che dovremmo essere in grado anche di affrontare. Dicevo, motivazioni economiche, arricchirsi, svoltare nella vita, motivazioni di ordine emozionale, l'adrenalina che entra in circolo, il sentirsi più vivi, motivazioni di ordine ludico, conoscere delle persone, socializzare, avere un passatempo, e ancora motivazioni di ordine socio-personale, cioè ad esempio riscattarsi da passati fallimenti, avere un posto nella vita, nella società, essere di nuovo visibili. Bene, questi, diciamo, queste motivazioni conducono il giocatore ad autorappresentarsi fino a un certo punto della sua storia come un soggetto vincente che si afferma, onnipotente, capace di avere fascino e forza. E chiaramente mi domando, non sono questi gli pseudovalori che le nostre società tendono in qualche modo a veicolare, a produrre, a riprodurre? Quindi alla base del gioco d'azzardo c'è, diciamo così, anche un problema sociale, credo, molto forte. Mi avvio a chiudere facendo soltanto un'ultima, anzi due ultimissime considerazioni. La prima, fino a un certo punto l'autorappresentazione e quindi anche l'autopercezione del giocatore è quella di un vincente, onnipotente, governa il fatto e la sorte, intanto che vince. Poi iniziano le perdite, in realtà molto anticipate rispetto a quelle che sono le previsioni soggettive. Iniziano le perdite e iniziano quindi gli inganni, le mistificazioni, i nascondimenti. Inizia quindi un'autopercezione negativa, un modo di guardarsi che non è più quella del soggetto che tutto poteva e si affermava nella società. Quindi sentimenti di impotenza, di ansia, di devastazione, di disperazione, che conducono anche all'indebolimento dei legami sociali. Di nuovo la dimensione relazionificarsi, tanto più le perdite aumentano. Tra i nostri intervistati c'era gente che si giocava e si è giocata veramente di tutto, l'eredità, la parte di patrimonio della famiglia, del suocero, della moglie, producendo che cosa? La rottura delle relazioni, ad esempio coniugali, rapporti di chiusura totale con i figli, ma anche aspetti che la nostra ricerca ha cercato di indagare più approfonditamente. Legami ad esempio con il prestito d'usura, adesione a condotte illegali, inserimento in circuiti micro e macro criminali. Alcuni dei nostri intervistati ci hanno ad esempio narrato di aver subito anche delle condanne penali, truffa, falsificazione, riciclaggio, ai danni soprattutto del nucleo amicale, familiare e molto spesso anche del datore o dei colleghi di lavoro. Quindi la famiglia da un lato devastata dal punto di vista delle relazioni, però da un altro punto di vista la famiglia resta il faro su cui credo anche il nostro governo dovrebbe puntare, proprio per rinsaldare quelle relazioni e ripristinare anche, diciamo così, un senso di dignità e di identità nuova in chi ha messo in discussione la propria esistenza attraverso il gioco. Per farlo, e chiudo veramente, il nostro governo, per quanto io apprezzi naturalmente l'iniziativa di Matteo Renzi moltissimo, e l'apprezzi anche quanto ad esempio la nostra ministra Lorenzin ha fatto inserendo la dicitura ludopatia, no, nelle problematiche legate alla salute, bene, tutte azioni fondamentali, ma credo che dovrebbe agire anche sul piano della pubblicità, perché questo è un piano molto importante che tendiamo a sottovalutare e che invece è legato a fattori sociali e culturali che non possono essere sottovalutati. Quando noi abbiamo in televisione o attraverso gli smartphone una pubblicità del poker online delegata al testimonial famoso, magari non appartenente al mondo del gioco d'azzardo ma del calcio, che si presenta come vincente, come affermato, come uno che sa quello che vuole, può chiedere e c'è, chiaramente scatta un processo di immedesimazione rispetto al quale noi dobbiamo fare i conti e dobbiamo interrogarci sul ruolo che come società abbiamo permettendo questo tipo di contenuti. E ancora,
cosiddetto meccanismo pubblicitario, pratica pubblicitaria dello storytelling. La televisione ci propone storie brevissime, avvincenti, accattivanti, per cui va bene giocare all'otto, va bene utilizzare gratta e vinci, dedicata ad un pubblico che appunto in linea di massima, come quello televisivo, è molto spesso distratto. Ecco, volevo soltanto sottolineare in chiusura l'importanza di questi fattori che sono sociali, politici e culturali e che non ci permettono di parlare del giocatore come di un soggetto che ha un problema suo, rispetto al quale lo Stato può soltanto curarlo o trattarlo. Lo Stato siamo tutti noi. Ecco. Io, data l'ora, ringrazio tutti i relatori, ringrazio anche voi, e il libro è da qualche parte, e buona serata a tutti.